Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti, che la luce del Signore risorto illumini le nostre menti e il suo amore riscaldi i nostri cuori. In questa domenica, come in tutte le domeniche, alziamo gli occhi verso il cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere. E oggi, cari amici, è la seconda domenica di Pasqua e il Vangelo è bellissimo perché è il Vangelo della trasfigurazione. Ve lo racconto con qualche piccola, diciamo, riflessione. Dunque Gesù sceglie tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li porta sul monte Tabor, un monte che c'è ancora adesso ovviamente. E perché sceglie questi tre apostoli? Perché Gesù all'interno dei dodici aveva scelto questo terzetto per renderlo presente in alcuni momenti importanti della sua vita, per esempio quando ha resuscitato la figlia di Gairo e soprattutto quando ci sarà il momento del Getsemani, quando i tre apostoli vedranno Gesù nella sofferenza, nel grido al Padre: Padre, se è possibile passi da me questo calice. E hanno visto anche il sangue che irrorava la fronte di Gesù. Insomma, se li ha portati sul Monte Tabor, dove si è trasfigurato, era certamente per prepararli a questo evento del momento delle tenebre, nel momento della passione, perché fossero fortificati nella fede e perché lo potessero superare. Allora, sul Monte Tabor Gesù si trasfigura, così racconta il Vangelo di Marco e il Vangelo di Matteo. Ma Luca ha un'osservazione bellissima, dice che Gesù in preghiera si trasfigurò. E questa annotazione è molto importante perché non siamo di fronte, come dire, a un gioco di prestigio, siamo di fronte all'intima unione dell'anima umana di Gesù attraverso la sua divinità in comunione col Padre. Insomma, la preghiera, cari amici, quando è vera, quando è un'intima unione con Dio, trasfigura sempre le anime. Ma qui, cari amici, c'è qualcosa di più grande, di più straordinario. Cioè nella trasfigurazione di Gesù noi vediamo la sua divinità che risplende nella sua umanità, e cioè Gesù rivela quello che lui è nel suo intimo: è il figlio eternamente generato dal Padre che si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria. E l'umanità di Gesù esprime la divinità, e la esprime, cari amici, nella sua santità, nella sua sapienza, nella sua bontà, nella sua potenza di miracolo. Però è come velata la divinità di Gesù nella sua umanità, ed è necessaria la fede per credere. Ma proprio perché avevano bisogno di rafforzare la fede, Gesù si manifesta con questo splendore agli apostoli, lo splendore della sua resurrezione. E in quel momento, cari amici, accanto a Gesù appaiono due figure dell'Antico Testamento, Mosè ed Elia, che rappresentano appunto la legge e i profeti, e che si mettono a conversare con Gesù. Che cosa vuol dire questo, cari amici? Vuol dire, cari amici, che Gesù è il punto terminale, il punto centrale di tutta la storia della salvezza. Anche la storia di Israele porta a Gesù, perché per mezzo di lui, dice San Paolo, tutte le cose sono state create, per mezzo di lui e in vista di lui. Tutta la storia umana, cari amici, è in vista dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù. E tutta la storia è divisa in due tempi: il tempo dell'attesa e il tempo della salvezza, che è il tempo che viviamo noi. E poi in questo contesto sentiamo il grido di Pietro che dice: Signore, com'è bello stare qui, facciamo tre tende, una per me, una per Mosè, una per Elia. E l'evangelista nota: non sapeva quello che diceva, erano spaventati, cari amici. Però vorrei fare un'osservazione a questo riguardo, cioè noi, come dire, siamo contenti nei momenti in cui Gesù si manifesta, in cui la nostra anima è piena di gioia, in cui abbiamo delle grazie particolari. Ma questo, cari amici, ci deve far riflettere, cioè che è anche negli altri momenti, quelli dell'oscurità della fede,
quelli della prova, quelli della fatica della virtù, quelli della persecuzione, che noi forse non avremo la gioia, forse non avremo la felicità in quei momenti, ma sempre dobbiamo avere la pace della divina presenza. E poi, cari amici, tutta la scena viene avvolta da una nuvola, e nella nuvola si sente la voce del Padre Celeste, come l'abbiamo sentita già risuonare nel giorno del battesimo, quando Gesù è stato battezzato a Giovanni. E il Padre Celeste fa la sua attestazione e dice: questo è mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Cari amici, questa è la voce del Padre Celeste che arriva alla Chiesa, arriva a tutti noi. Lui è il figlio di Dio, il solo salvatore del mondo, il Verbo che si è incarnato, che è morto, ha patito per noi, per la nostra salvezza, ed è risorto glorioso. Questa è la nostra fede. Guai a noi se l'avessimo ad abbandonare o la lasciassimo oscurare. E dopo tutto questo, cari amici, tutto ritorna normale e Gesù ritorna giù dalla montagna insieme ai suoi apostoli. Però dice: non dite nulla a nessuno fino al momento della mia resurrezione. Ma gli apostoli non capivano nulla, neanche sapevano cosa volesse dire risorgere dai morti, ma neanche sapevano, anzi non volevano capire cosa voleva dire Gesù quando preannunciava la sua passione. I loro cuori erano chiusi perché vedevano tutto sotto un profilo temporale, sotto un profilo di gloria terrena. Non si erano ancora aperti, non erano ancora morti al mondo, la loro fede era debole e ha vacillato. Nel momento della prova la loro fede ha vacillato. Cari amici, poi per grazia si sono ripresi, anche per confortare, diciamo così, la Chiesa nel suo cammino, perché la loro fede è anche la nostra fede. Allora io voglio concludere, cari amici, facendo un piccolo parallelo, cioè anche noi adesso abbiamo un tempo speciale, 40 anni che la Madonna appare, che scende gloriosa, che ci dà i suoi messaggi, è come se il cielo si aprisse e scendesse la luce, la grazia, il momento, diciamo così, come la Madonna dice, il tempo della grazia che stiamo vivendo. Cerchiamo, carissimi, di farne tesoro, di rafforzare la nostra fede. La presenza di Maria è un grande incentivo per noi nel motivare la nostra fede, perché verranno i momenti della prova, i momenti delle tenebre, il momento in cui rischiamo di vacillare della fede. E che non ci accade anche noi come gli apostoli, che si sono fatti trovare impreparati, e approfittiamo di questo tempo di Quaresima, carissimi, per risvegliarci, come dice la Madonna, per rinnovarci e per convertirci, in modo tale che la Pasqua sia anche per noi una resurrezione di vita. E con questo, cari amici, terminiamo dandovi la benedizione del Signore per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi.